Adesso passo la parola al generale Antonio Pappalardo che ci parlerà di un tema assai importante, la custodia del territorio da parte degli agricoltori e dei carabinieri. Quando gli amici agricoltori mi hanno avvicinato, io mi sono meravigliato, ma io ho fatto il sindacalista dei carabinieri, dei poliziotti e dei militari. Perché state chiamando me? E loro mi hanno risposto semplicemente perché gli Epifani e tutti questi signori della CGIL, della CISL e della UIL sono dei traditori, non hanno mai e poi mai tutelato gli interessi dei lavoratori. Sono andati alla Camera, chi è diventato presidente della Camera, chi è diventato presidente del Senato, chi è diventato sindaco di Roma. Io no, io sono come voi, dopo che ho difeso i carabinieri che mi possono testimoniare quello che ho fatto per loro, io sono rimasto in mezzo a voi, senza aver mai chiesto nulla per la mia persona. Allora ha detto: mi volete in mezzo a voi? State attenti perché io non accetto compromessi con questo sciagurato sistema politico. Sono per la più ladri, inesperti, incapaci e mascalzoni. E lo posso dire perché li conosco. Li conosco uno per uno. Li ho visto in faccia e gliel'ho detto direttamente, perché io non è che io lo dico tramite un'assemblea, come ho visto, io lo dico in faccia. L'altro giorno ho visto Di Pietro, anche tu rubi Di Pietro, anche tu, gliel'ho detto in faccia, perché rubano tutti. E il popolo paga, e il popolo viene ogni giorno svuotate, vengono svuotate le loro tasche, continuamente. Quando hanno introdotto l'euro ci hanno detto lo dobbiamo fare perché la lira si svaluta continuamente, facciamo manovre finanziarie e abbiamo un grosso debito pubblico e ci hanno dimezzato stipendi e pensioni. È vero, signor sindaco, che con l'euro ci hanno dimezzato gli stipendi e le pensioni? Però un giorno non ci saranno più manovre finanziarie. Un giorno non ci sarà più il debito pubblico, mascalzoni, ne stanno facendo uno dietro l'altro e ci trovano però, signora cara, con stipendi e pensioni dimezzate. Come facciamo a affrontare manovre di questo genere? L'altro giorno ci hanno fatto vedere i Black Bloc. Minchia, la televisione dalle 6 del mattino fino a mezzanotte, pa, rompevano, spaccavano. Io mi sono meravigliato, ho detto: Dani, ma quando tu sei andato con i trattori a Roma, la televisione è venuta a riprendervi? Quando i pensionati in 400.000 sono andati a Roma, qualcuno li ha ripresi? Allora i picciotti che spaccano che fanno? Hanno torto? Perché se non spaccano qualcuno non li riprende. Però disgraziati, violenti, hanno spaccato, hanno distrutto. Figli di buona donna, che hanno fatto, come si dice in siciliano. Quanti danni hanno causato questi ragazzi? 1 milione di euro, bravo. E i greci che per 3 giorni hanno fermato la Grecia, lo sapete quanti danni hanno causato? 10 miliardi di euro. E i banchieri che si sono fottuti i nostri soldi, lo sapete quanti soldi si sono presi? 2 mila miliardi di euro. Facciamo i conti per vedere chi è il vero responsabile di questa tragedia umana, che vede un'intera umanità mondiale allo sbando. Vedete, in Islanda è successo 10 anni fa quello che è capitato a tutto il mondo. I banchieri hanno truffato, sono andati in fallimento e hanno chiesto i soldi allo Stato. Lo Stato ha fatto una cosa molto semplice, li ha arrestati a tutti, li ha messi in galera. E poi ha dato i soldi ai cittadini per riprendersi. L'Islanda dopo 10 anni si è ripresa totalmente. Cosa hanno fatto invece negli Stati Uniti e negli Stati europei? Hanno tolto i soldi a noi e li hanno dati alle banche. Con quale risultato? Che continuano a fare manovre perché più soldi prendono questi e più se ne mettono in tasca. Questa è la nostra disgrazia. E poi dicono che i giovani alzano le mani, ma ci volevamo mettere nei panni di questi giovani? Che futuro hanno questi giovani, caro Danilo? Avranno una pensione?
avranno un lavoro, avranno un futuro, avranno una speranza, avranno dei valori, non avranno niente. E che devono fare? Ci devono guardare in faccia? Mentre noi li stiamo completamente denudando, gli stiamo consegnando un pianeta devastato e senza nulla. E poi pretendiamo che se ne siano con le mani in mano. Ma noi per prima ce ne stiamo con le mani in mano. Noi agricoltori, noi carabinieri, andiamo in piazza, alla fine manco ci riprendono in televisione. Chi è che ha torto? Hanno torto questi giovani o questi mascalzoni che dall'alto fanno quello che vogliono? Signori, non vi fate ingannare dalla televisione. Aprite gli occhi, cari amici. Questa televisione è devastante. Manda le immagini che vogliono mandare per gettare veleno di contrasti fra il popolo. Il popolo deve stare unito, non farsi ingannare. Vedete, quando io nel 1989 sono diventato presidente del COCER Carabinieri, e i carabinieri là sotto mi sono testimoni, io ho fatto un documento sullo stato del morale e del benessere dei carabinieri. Dissi che stavano male, stavano malissimo, venivano pagati male, malissimo, non avevano soldi, non avevano. Pensate che un carabiniere al 5 di ogni mese doveva mandare la moglie a casa perché non la riusciva a mantenere. Cioè non arrivava alla fine del mese, mandava la moglie a casa, perché lui andava in caserma e mangiava, ma la moglie non poteva mangiare, era un disastro. E il potere politico trangugiò male, perché disse i carabinieri, ma che adesso si lamentano pure i carabinieri, e se li trattate male si lamentano. Dopo ne fece un altro documento, sullo stato del morale e del benessere dei cittadini, in cui disse, guardate che i carabinieri stanno male perché stanno male i cittadini. Mi hanno accusato di essere un golpista perché ho cercato di mettere i carabinieri e il popolo insieme. Quella è un'operazione brutta, cari amici. Mettere i carabinieri, i poliziotti e i militari insieme al popolo che soffre è un colpo di Stato. Me l'hanno detto di tutti i colori, mi hanno messo sui giornali. Io sono andato dal procuratore militare, e qua, dottor, mi dicono che sono golpista. Che cosa ho fatto? E il procuratore mi ha detto, ma lei che cosa vuole da me? Ma lei crede a questi buffoni? Lei sta facendo il sindacalista, continui a difendere i carabinieri onorevolmente, come ha sempre fatto. Buffoni! Chiamare un sindacalista colonnello, ero sì colonnello dei carabinieri, ma ero un sindacalista, si può chiamare un sindacalista colpista? E io dove avevo le truppe? Dove avevo i carri armati? Signore, io avevo solo 22 delegati, come facevo il colpo di Stato con 22 delegati? Cialtroni, perché avevo detto loro una grande verità, mettete insieme le forze armate e le forze dell'ordine con il popolo che soffre e vedrete che questi scapperanno. Oggi è venuto fuori un comunicato stampa del COCER Carabinieri, ha attaccato duramente il governo, gliene ha dette di tutti i colori. E Berlusconi, che non ha tremato di fronte a 1,5 milioni di operai della CGIL che sono venuti a Roma, ha cominciato a tremare, perché se si muovono i carabinieri Berlusconi se la fa addosso, perché non ne possono più nemmeno i carabinieri di essere presi in giro da persone che non mantengono le loro promesse. Vedete, cari amici, perché i carabinieri sono preziosi, l'abbiamo visto quando c'era da raccontare la verità sulle quote latte. I carabinieri mica si fanno mettere il cappuccio in testa dai politici o da certi magistrati, accertano la verità senza guardare in faccia a nessuno. Voi dovete sapere che quando il terrorismo imperversava, il politico spaventato a morte perché i terroristi sparavano nel loro sedere, hanno inventato il rosso carabinieri, e il rosso carabinieri ha cominciato a fare il suo dovere. Ma il rosso carabinieri è andato oltre, dopo aver preso i terroristi ha preso anche i politici che rubavano insieme ai mafiosi. Allora che fa un rosso? Ma come l'avevamo fatto per acchiappare i terroristi? E mo il rosso acchiappa e arresta i politici. Ma i carabinieri sono fatti così. Arrestano i ladri. Ovunque si trovino, ovunque si annidano. E ce n'hanno detto di tutti i colori. Hanno cercato di mettere in difficoltà il rosso. Ma il rosso va avanti perché i carabinieri da sempre servono il popolo. Hanno sempre servito il popolo. Ed ecco perché io sono qui. Per creare questo meraviglioso binomio. Carabinieri, poliziotti, militari e popolo, perché solo se stiamo insieme possiamo vincere una grande battaglia. Il sindaco ha detto una frase che io condivido relativamente: non bisogna allontanarsi dalla politica, e bisogna intendersi che cosa noi
che cosa vogliamo capire, comprendere per questo termine politica. Se politica dice, vuol dire questa classe dirigente politica, signor sindaco, io non sono d'accordo, anche per come sono stati eletti. Ma come si fa a un deputato che viene messo in testa da 4-5 segretari nella lista sicuramente eletto ad essere chiamato deputato? Lui ci dice bene, bisogna rispettare la carta costituzionale, ma la carta costituzionale dice il voto dei cittadini deve essere libero, aperto, diretto. Ma quale voto? Ma quale libero, aperto e diretto? Hanno detto al popolo tu metti una croce al simbolo e poi viene eletto chi ha scelto Berlusconi, Bersani e compagni. Signori, questa è una la più grande truffa alla democrazia. Ed ecco perché Danilo ha detto bene, dobbiamo far rispettare la carta costituzionale. E allora una classe dirigente politica che viene eletta in questa maniera, signori, a che serve? Ora, diciamocelo in faccia, quando i deputati venivano eletti veramente dal popolo, una manifestazione così non ce la facevano scappare. Io ve lo posso garantire che negli anni Ottanta, quando c'erano le manifestazioni, c'erano i deputati in prima fila. Perché, madonna mia, quello è il mio elettorato, ci sono 400 persone, ma io ci vado. Oggi non vengono più, tanto non siete voi ad eleggerli, li eleggono Bossi e compagni. Perché devono venire qui a perdere tempo? Ecco perché questa è una falsa democrazia e non ha alcun significato dire allontanarsi dalla politica. Anzi, caro sindaco, allontaniamoci, perché se no ci prendiamo la rogna. Noi, stando accanto a loro, ci prendiamo la rogna. E poi io mi rivolgo all'abilità dei contadini, agricoltori cari, quando c'è una pianta che dovete togliere dal terreno perché è marcia, è una pianta che non rende più, è una pianta dannosa, voi che fate? La prendete per la chioma? Non si sradica la pianta prendendola per la chioma, la tagliate, no, c'è le radici sottoterra, ci sono le radici, la pianta riprende. Per togliere una pianta che bisogna fare? Bisogna mettersi di piccone e di pala, come dice Danilo. Bisogna mettersi di pala e di piccone e farci il buco intorno, togliere la terra, fino a quando tu la pianta non l'hai tolta totalmente. Cari amici agricoltori, voi conoscete la tecnica per togliere il male, il bubone e il cancro. C'è un solo modo. Bisogna mettersi di pala e piccone e toglierla. Solo così vinciamo la grande battaglia. E ricordate che la battaglia è lunga, perché questi, soprattutto in certe zone meridionali, dove c'è bisogno, c'è fame, non c'è lavoro, promettono, danno le molliche, fanno capire questi mascalzoni alla gente che non ha pane per farsi votare. Non cadete in questa trappola, cacciateli via, siate dignitosi. Il primo che viene a casa vostra e vi dice io metto a posto tuo figlio, io metto a posto quello, vi faccio avere quella sovvenzione, cacciatelo via, cacciatelo via. Io ve lo posso dire con grande serenità, perché quando il capo dello Stato, a me, capo dello Stato, non il sindaco onorevolissimo di questo territorio, il capo dello Stato, mi ha detto, colonnè, e inghiotti lo sto rospo, e per questa volta state zitto. Caro avvocato, lo sapete cosa voleva dire questo? Se stai zitto, poi ti facciamo mangiare. Signore, io ho risposto al capo dello Stato, io non ho mai inghiottito il rospo. Ha capito, Presidente? Non li ho mai inghiottiti da ufficiale dei carabinieri, non li ho mai inghiottiti da deputato, non lo farò mai perché ho una dignità. Io ve lo posso dire di non inghiottire il rospo, perché io ho resistito davanti a un capo dello Stato. Fatelo, cari amici, se volete che queste bandiere siano sempre sventolanti, che l'Italia sia veramente una grande nazione, cari amici, dovete essere voi ad avere dignità, ad avere coraggio e ad unirvi a questo gruppo di persone che stanno insieme a me. Stiamo sputando sangue per costruire un movimento per il grande bene dell'Italia, per i nostri figli. Viva l'Italia, ragazzi, e andiamo avanti tutti insieme.